Melissa Gatti nei primi anni della categoria seniores si trova in questa finale europea opposta a Leoni Imhoff. Occhio al tempo, sarà il primo, sarà quello di riferimento per quanto riguarda la categoria senior femmine. 19.461 Imhoff, 19.461 Imhoff, 19.517 Gatti. Partita la seconda serie, quella con il decimo e nono tempo, Manon Fraboulé de France e Mademoiselle Vos de Belgium. ...19.46 da battere, 19.477, it is the second best time for Vos. 19. E sono partite, 19.461 da battere, resiste il tempo di Leoni Imhoff, adesso sono l'atleta belga e quella francese a caccia del tempo. Siamo già a 15 secondi di gara, 19.450 e arrivano a pari merito, exactly the same time for them, 19.450, 19.450. E sono la quinta e la sesta di questa mattina, vale a dire Valentina Buccolini e Nerea Langa dalla Spagna. 19.45 da battere. Carrella pochissimo Valentina Buccolini e si lancia. Occhio al tempo. 19.275 Langa, 19.335 Buccolini. Matilda Pedro Noro, Luisa Gonzalez. Si allunga molto bene Luisa Gonzalez. Molto diversa la pattinata di queste due atlete, attenzione. 19.065 Matilda Pedro Noro, 19.065, the new best time, Matilda Pedro Noro. E adesso siamo le due più veloci e qui facciamo sentire tutto l'incoraggiamento dell'Aquila per la campionessa europea, già campionessa del mondo, molte medaglie mondiali per lei ed è Asia Varani. E questa è bella, questa è bellissima, questa è una gara di livello mondiale. Asia Varani, Vanessa Herzog, vedete lo stile completamente diverso delle due atlete, molto più agile Asia, molto più possente Vanessa. Occhio al tempo, 18.866, 18.866, Asia! Asia Varani, 18.866, and the new European champion, è la nuova campionessa europea, l'ultima campionessa europea di oggi, è italiana, ed è Asia Varani! So unofficially, the world, the European champion is Asia Varani, 18.866 in the second place, in seconda posizione. Pour l'équipe de France, Mathilde Pedro Noor, 19.065, and in the third place for the bronze medal representing Austria, Vanessa Herzog. Grazie a tutti, ci vediamo domani mattina alle 9. Siete comunque un pubblico fantastico. Ci vediamo domani mattina alle 9. See you tomorrow at 9 o'clock sharp for the beginning of the races. Of course, the track will be open for warm-up earlier.
Grazie a tutti, a domani.